Salve a tutti e rieccoci qui per concludere la rubrica dedicata a Ulf Anderson, il nostro eroe questa volta se la vedrà nuovamente con Anatoly Karpov, così come è stata anche la sua partita, non direi immortale, ma comunque la migliore della sua carriera e anche la prima che io ho analizzato, quindi chiudere proprio in maniera circolare, allo stesso modo con gli stessi sfidanti del primo video. Ulf Anderson, sono passati ben 20 anni, 1995, Karpov in piena forma, campione del mondo per la FIDE dopo la scissione del 93, dopo 20 anni Mario, e alla fine si ritrovano ancora l'uno di fronte all'altro. Quindi finalmente possiamo riprendere il menu normale, ne approfitto anche per ringraziare Joker per l'abbonamento livello 1 e ti invito a non esitare se vuoi video su richiesta, dubbi, inviare alcune delle tue partite che ti hanno lasciato qualche perplessità, così ce ne occuperemo insieme. E adesso, caro Ulf, tocca a te. Let's go! Cavallo F3, la mossa preferita della roccia svedese Ulf Anderson, D5, risposta centrale da parte di Anatoly Karpov, qui D4. Come al solito gli amanti di cavallo F3 preferiscono anche D4, talvolta C4, quindi un gioco un po' più chiuso in apertura. Cavallo F6, C4, si rientra per trasposizione nel gambetto di donna, accettato. Karpov sceglie subito di prendere in C4, linea molto posizionale che rispecchia in pieno lo stile del nostro caro Ulf con E3, quindi avanza subito un pedone, adesso si apre diagonale per alfiere che potrà subito riprendere in C4, E6, tutto di routine, alfiere per C4, C5, mossa con cui il nero vuole subito avviare una pressione, un attacco sul centro. Dopo arrocco corto viene giocato in partita A6 con l'idea poi di spingere in B5 con la consueta e tematica espansione del nero sul lato di donna, mirata a guadagnare spazio, a creare delle noie all'alfiere, quindi a ostacolare lo sviluppo avversario. Qui Ulf Anderson sceglie di giocare donne 2, una mossa già utilizzata in passato con ottimi risultati da Alekhine e poi ripresa recentemente anche da Vasilis Mislov e Boris Paskin, una famosissima vittoria quando aveva 12 anni. Donne in E2, lo scopo è quello di agire per le vie centrali. Donne E2 riserva la casa di 1 alla torre in modo da poter valorizzare subito il proprio centro poderoso che il bianco ha costruito. C per D4, e non vogliamo permettergli subito di alzare più i ritmi, quindi di basarsi proprio sul punto di forza. Si poteva giocare anche B5 come al solito, andando a creare fastidio all'alfiere campo chiaro. Invece qui viene modificata la struttura pedonale con Anderson che ancora una volta si ritrova a gestire il pedone di donna isolato, che io chiamo il passero solitario, din sulla vetta della torre antica. Alfiere in E7, è passato tanto tempo da quando l'ho studiata a memoria per la scuola. Alfiere in E7, Karpov sceglie di preparare subito l'arrocco corto e qui arriva cavallo C3. Qual è lo scopo adesso dal punto di vista più strategico? Come trattare il tema del pedone di donna isolato? Anche Kasparov poi negli anni precedenti con tutti i match mondiali giocava D5 col pedone di donna, proprio nelle loro mezzo indiane, gambetti di donna vari, la rivalità più bella di sempre. Con D5 quindi bisogna utilizzarlo come un'arma dal punto di vista offensivo, e questo richiede sempre l'ausilio di tutti i pezzi, quindi anche torre in D1 adesso risulta ancora più corretta. Cavallo C3 sviluppa un pezzo, controlla D5, qui il nero prosegue sempre la sua espansione che ben conosciamo, B5, alfiere in B3, guai a giocare alfiere D3 che è un errore dal punto di vista strategico, ora che, magari prima si poteva anche pensare, ma ora che la struttura pedonale è cambiata, tutti i pezzi dovranno convergere per sostenere la spinta in D5. Arrocco corto, alfiere in G5, adesso può procedere anche con torre in D1 ed è stata giocata in partita proprio alla mossa successiva. Dopo alfiere in B7, il nero conclude in maniera armonica, in maniera ottimale lo sviluppo di pezzi sul lato di donna, torre in D1 e qui viene resa manifesta l'intenzione di Anderson di spingere subito in D5 ma al tempo stesso di governare nelle colonne centrali, quindi si riserva poi la possibilità di giocare torre Fn1 dal momento che qua sono impensabili delle idee tipo F4 per sbloccare la torre sulla colonna F, quindi strategicamente bisogna migliorare il pezzo messo peggio. Questo qualunque libro ve lo dice, anzi i libri non parlano, vengono scritti.
cavallo in c6, torre fn1, qui c'è pressione aggiuntiva contro d4, ma i preparativi sono quasi terminati ed è un tema molto spinoso che è riuscito a creare problemi anche ad Anatoly Karpov. Il nero qui ha giocato la mossa critica, poi tanto ormai che sono passati quasi 30 anni, purtroppo devo dire, sto invecchiando, cavallo in b4 è stata esaminata come l'errore che poi ha scatenato tutto un effetto domino già fatale in apertura al nero, che si è ritrovato a perdere malamente. Cavallo b4, quali potevano essere le idee di Karpov? Sicuramente attivare il cavallo, attivarlo non per creare problemi nelle case avversarie, nella metà campo avversaria, ma sempre per il controllo della casa di 5. Qui il bianco aveva già sostenuto un'ulteriore spinta con ben 3 pezzi, quindi cavallo in b4, a differenza della posizione apparentemente infelice in c6, va a controllare per ben 5 volte la casa di 5 e Ulf Andersson invece spinge comunque. Ecco che sembra quasi sfidare subito il suo avversario. Cavallo F per D5, qua possiamo andare a snocciolare tutta una serie di varianti, vi risparmio la noia. In partita è stata giocata cavallo F per D5, che comporta sempre, come ho detto, ha un effetto domino dal punto di vista tattico. Qui infatti il pedone e il passero solitario procura un danno enorme, cavallo per, presa in D5, ricordiamo l'inchiodatura del pedone, qui si rischia subito di perdere perché c'è una batteria, quindi l'alfiere in E7 è seriamente in presa. L'unica rimane, come giocato in partita, alfiere per G5, illudendosi di non perdere un pezzo, perché qui c'è anche il problema dovuto alla presenza del cavallo B4. Presa, donna in E7, qui attaccando di scoperta la donna che va in E7, ormai è troppo tardi. Altre mosse non avrebbero salvato la posizione, perché il nero deve recuperare un pezzo, in presa assolutamente impossibile. Cavallo in D5, sfruttando sempre il tema tattico del pedone 6 inchiodato, qui al massimo si può procedere con un cambio di pezzi che lascia il bianco con un vantaggio, ma anche a livelli inferiori la partita qui si vince chiaramente. Infatti Karpov ha abbandonato dopo sole 18 mosse. Incredibile proprio, terribile qui Andersson. Anche se mi è piaciuta più l'altra vittoria, quella di 20 anni prima, col sistema Riccio, difesa Riccio Hedgehog, in cui riuscì anche con qualche bel sacrificio, ma non faccio troppi spoiler, a distruggere Karpov. Naturalmente su per D5, film horror per Dario Argento, come al solito, quindi non vogliamo andare oltre, come non ho voluto andare oltre Anatoly Karpov. Una bella partita, un po' per chiudere adesso questa piccola rubrica che ho voluto dedicare a Ulf Andersson, un giocatore che merita, perché molto spesso la bellezza, sul tema della bellezza negli scacchi ci sarebbe molto da dire, non escludo anche un mio eventuale video, nel senso che molti vedono, e anche io sono il primo, la bellezza nella tattica, nei sacrifici, mentre spesso sono delle semplici esecuzioni in cui bisogna dare il matto, come nei puzzle che risolviamo. Il bianco muove da scacco matto in 3 mosse, in realtà sono semplici esecuzioni. Poi la bellezza in realtà sta anche nello stile posizionale dei giocatori, di una mossa ben congegnata nel finale, però purtroppo, come ben sappiamo, vale per l'arte, vale per qualunque forma di arte, perché anche gli scacchi lo sono, la bellezza richiede studio, la capacità proprio di essere colta alla fine. Bene, infatti il prossimo personaggio vi preannuncio già che sarà un romantico, viaggeremo nell'Ottocento, non è Andersen. Like se la partita vi è piaciuta, ditemi la vostra nei commenti, un caro saluto e domani non mancate alla live.